A volte le coincidenze però ci lasciano senza parole. Proprio ieri abbiamo saputo che Stefano e Gabriele Denti, in rappresentanza del Centro Chirurgico Toscano e della Sabra di Arezzo, hanno collaborato con la famiglia Petri consentendo l'acquisto anche di un elettrocardiografo di ultima generazione, elevando così ai massimi livelli la cardioprotezione dell'Istituto Aretino. Non sapevamo di questa storia personale che lo legava alla famiglia Petri. A Emanuele Petri, più che mi lega, eravamo, credo che anche lui sia del 1955 come me, perché me lo ricordo coetaneo intorno alla chiesa di Saione da bambini e poi ovviamente perso di vista per tanti anni e l'ho ritrovato la sua faccia sui giornali del 2 marzo del 2003 quando fu ucciso qui davanti. Voi avete supportato la famiglia in questa donazione? Sì, una piccola cosa. La famiglia ha pensato di donare ai detenuti al carcere di Arezzo un defibrillatore e una macchina per fare gli elettrocardiogrammi. Per quel poco che abbiamo potuto, abbiamo contribuito anche noi con piacere. Quindi insomma rimane un po' un segno, no? Anche in questa vicenda. Sì, noi assolutamente ci siamo sentiti, ci sentiamo onorati e siamo assolutamente felici di essere stati coinvolti in questa iniziativa. Mi sono permessa di chiedere al sottosegretario Molteni che insomma l'educazione civica entri nelle scuole perché i nostri ragazzi sanno benissimo la storia dell'Impero Romano, ma probabilmente non sanno, non tutti, chi era Emanuele Petri come tanti altri eroi, insomma. Beh, voi lo state facendo. Sì, noi lo stiamo facendo, non come centro chirurgico, un'associazione di Arezzo, cittadina, che si chiama Tratevere, sì, Tratevere Arno, della quale faccio parte anch'io. Abbiamo chiesto e ottenuto dal provveditore, dal dirigente scolastico provinciale, come oggi si chiama, di tenere delle lezioni, relazioni, conferenze, una al mese da 2 anni oramai, in tutte le scuole superiori della provincia di Arezzo, che la vostra emittente riprende e in diretta sui social e poi in differita nella programmazione normale, ritrasmette sia alle altre scuole che volessero seguire in diretta, sia a chiunque potesse seguirle. L'educazione civica è questa, è Emanuele Petri che purtroppo sacrifica la sua vita in nome di ideali che se studi appena appena un po' di educazione civica probabilmente conosci meglio. Altrimenti sai che questo Petri, poveretto, è morto, ma perché?